Antonello Tiddia, un operaio, un minatore, un uomo che ha conosciuto cosa vuol dire lavorare in un posto opinante. Vieni Antonello, vieni con noi, e che ha voluto rifiutarsi di sottostare al cosiddetto ricatto occupazionale. Prego. Beh, io oggi saluto tutti quanti e sono contento anche di quello che ho sentito finora, sia da parte dell'onorevole Zuncheddu sia da parte di Bonelli. La nostra Sardegna, io preciso, sono innanzitutto un minatore della Carbosulcis, però anche ecologista e amante, e uno che ama appunto la Sardegna. E la nostra Sardegna è stata appunto depredata, basi militari, poi abbiamo avuto tutti i poli industriali di Porto Torres, Ottana, Saras, che hanno inquinato e hanno ammazzato la gente. Con la sentenza del governo Monti, cioè con la presa di posizione del governo Monti per quanto riguarda Taranto, pare quasi che sia normale morire e inutile di malattie sul lavoro sia quasi una cosa normale. Detto questo, volevo proprio arrivare al sunto e alla nostra zona. Ha detto bene Stefano De Lippini. A me ha sconvolto sentire vertici sindacali che danno solidarietà a una persona condannata. Questa è una cosa inaudibile. Infatti Antonello faceva parte del sindacato, no, all'interno della Carbosulcis, e poi ha rifiutato di continuare a essere all'interno dell'RSU. Perché? Beh, io sono uscito dall'RSU a luglio, innanzitutto perché per anni ho fatto le battaglie contro il vento, nel senso che io facevo le cose e poi sotto sotto andavano avanti i territoriali con le loro politiche. Secondo, dovevano preparare un'occupazione che hanno fatto, un'occupazione che è stata anche molto mediatica, che però io già sapevo che era gestita dall'onorevole Pini, e io reputo inopportuno che una diciamo, come si suol dire, lotta operaia venga gestita da nessun politico, quantomeno dall'onorevole Pini. Quindi io mi sono dimesso in tempi non sospetti. Comunque, detto questo, abbiamo appunto il polo industriale di Porto Vespe che ormai è allo sfascio, ha inquinato, ha ammazzato, ha fatto ammalare operai, bambini e tutte le popolazioni della zona, e tutti sono stati complici, politici e sindacati, sempre in silenzio, perché secondo me le mazzette arrivavano comunque, come a Taranto abbiamo scoperto. Il futuro del polo industriale di Porto Vespe io lo vedo proprio scarso, nel senso che Acqua è chiusa, parliamoci chiaro, era Lumina, gli hanno fatto la promessa, però è chiusa, adesso punteranno su Porto Vespe SRL, anche sulla Carbosulcis, però la Carbosulcis è di proprietà regionale, però anche lì devo dire subito una cosa, che quello che dicono, cioè gli spot, stoccaggio, cattura della CO2, sono veramente spot, perché sono delle cose costosissime, che si è, c'era solo un bando e i soldi se li è aggiudicati l'Enel, e deve fare questo, fare qua, stoccaggio e cattura della CO2 a Porto Tolle in Veneto. Quindi chiunque dice Carbosulcis, stoccaggio, cattura della CO2 è una balla, però per noi è un bene, teniamo presente, perché potrebbe essere una cosa pericolosa per la nostra salute. Allora, Carbosulcis, quindi
Io direi che potrebbe andare avanti come ha detto Bonelli, cioè abbiamo delle intelligenze a livello di ingegneri molto grandi, sape, che hanno già fatto delle ricerche per l'abbattimento dello zolfo. Quindi la Carbosucis, siccome la maggior parte degli operai sono prossimi alla pensione, potrebbe diventare un polo di ricerca energetiche per altre cose. Abbiamo i nostri ingegneri già lì capaci di fare queste cose. Oltre a questo possiamo fare come in Germania, come la Ruhr, nel senso, il territorio della Ruhr, nel senso che possiamo fare benissimo turismo, chiamiamolo archeologico, chiamiamolo, diamogli un altro nome, industriale, ecco. E questo sarebbe il futuro per i giovani. Il futuro per i giovani non è continuare a parlare di estrarre il carbone, di mandarli sottosuolo, perché non ha futuro. Cioè l'Enel, parliamoci chiaro, in Sardegna, per quanto riguarda l'energia, comandano Saras, Enel e un po' Eni, con chimica verde, che è l'ennesima fregatura tra l'altro, non ne parliamo neanche. Ne parliamo dopo, va bene. Quindi l'Enel ha già fatto la sua scelta, ha fatto di fronte alla Carbosucis le paleoliche, che sono tantissime, e deve ampliarle. Fra 10 anni sarà chiusa anche la centrale dell'Enel, forse anche prima, ragione terza. Quindi io direi che dobbiamo iniziare, e qui voglio concludere, a ragionare in un certo modo, cioè a fare proposte, nel senso a metterci la faccia, primo, a iniziare a fare le denunce come comitati, come, perché se non entra la magistratura, badate, non diciamo niente. Io sono stato uno dei promotori del non radar in Sardegna e abbiamo vinto il tutto tramite ricorso al TAR. Bene, badate, per quanto riguarda quei 4 radar che praticamente doveva costruire Alma Viva, che era una società di Finmeccanica, c'erano milioni di euro in ballo e noi qua siamo partiti 4 piatti, poi abbiamo fatto arrivare il tutto a livello regionale, nazionale, sardo. Ebbene, con i ricorsi al TAR, questi 4 radar non sono stati costruiti, e quindi Alma Viva, le mazzette che erano già promesse ai sindaci, eccetera, eccetera, sono saltate. Quindi chiudo, scusa. Pure una domanda, proprio spesso nel mio lavoro mi trovo di fronte lavoratori che lavorano, operai, minatori come lei, che però dicono, degli operai, dei minatori come te, che però, anche dei sindacalisti come te, che dicono no, però io il posto di lavoro non lo mollo, io protesto contro chi mi chiude la miniera, contro chi mi chiude la fabbrica in nome della salute, perché preferisco morire di cancro che di fame. Perché succede questo? Ma io non ci credo tanto a queste parole. Le abbiamo sentite. Il perché è solo uno: perché non vengono date risposte alternative. Cioè, c'è sottoscritto, nessuno ha sposato la miniera. La miniera, il minatore che scende sotto il suolo, fa un lavoro faticosissimo per pochi soldi. Se gli viene proposto di piantare alberi o di fare altre cose o di fare bonifiche, il minatore ti dice no, io faccio le bonifiche. Il problema è sindacale e politico. Costoro non vogliono queste cose, perché vogliono tutelarsi e salvarsi il sedere che hanno ben coperto. Io ero presente a Servariu quando sono stati cacciati.
minacciati con l'elicottero, il ministro Parser e il ministro Barca, coloro che facevano da pompieri erano i sindacalisti che hanno il culo coperto, cioè che hanno i soldi, e quelli che lanciavano le pietre, guardate, non erano i black bloc, erano i cassintegrati a 700 euro al mese, che vedono non ogni mese ma ogni 3-4 mesi. Mettetemi nei loro panni, nei panni di uno che arriva a casa, nei panni di famiglia che arriva a casa e trova il frigo vuoto, la moglie che non sa cosa dirgli, i figli che magari chiedono i soldi per un libro, per esempio, perché in Italia funziona così, vogliono addirittura portare all'americana anche la sanità. Quindi la colpa principale di tutto quello che esiste nel successo ecclesiente è della classe politica che ci ha governato per 30 anni, perché io ormai li conosco da una vita, ero un ragazzo e c'erano sempre loro, e dai sindacati, però sto parlando a livello di federali, non di base, che vogliono tenere appunto quello che hanno e vogliono conservare quello che hanno. Io voglio chiudere solo con un invito: coordiniamoci, direi di formare anche un coordinamento per la tutela dell'ambiente della Sardegna, dove ci mettiamo dentro tutti i comitati, tutti uniti per un unico obiettivo, cioè quello di tenere la Sardegna pulita, ecologica, sana, e cercare di tutelare nel possibile il lavoro con l'ambiente. Io ho concluso e scusate se un po' di profura ci devi dare. Grazie veramente, la testimonianza è importantissima, ecco. È bello avere la possibilità di sentire persone come Antonello, minatori, che hanno dato la propria vita, e sì, appunto i politici ci dicono perché bisogna dare lavoro, bisogna dare lavoro. Certo, gli avessero dato l'opportunità di piantare un albero anziché di spaccarsi la schiena sottoterra, forse sarebbe stato più.